di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Colossesi, capitolo 1, verso 20. Vera pace. L'assenza di pace nel cuore spinge molti a fare uso di farmaci tranquillanti per calmare le varie ansie, per cercare di porre rimedio a questo problema. Ma molto difficilmente si può risolvere questo male profondo e questo disagio interiore. È dunque ben illusorio, in questo caso, sperare di soffocare l'angoscia a colpi di pillole o quant'altro. Molto spesso nulla può soffocare l'inquietudine, la mancanza di pace che in genere ogni individuo porta in sé. Egli realizza, se vuole sinceramente riconoscerlo, che dovrà un giorno rendere conto a Dio della propria esistenza. Vi è una voce che grida al nostro cuore, è Dio che per mezzo della sua parola ci invita ad andare a Lui, a portare ai Suoi piedi ogni ansia. Non rimaniamo col dubbio, non facciamo tacere questa voce interiore, ma con fiducia rivolgiamoci a Lui. Prendiamo atto di questa angoscia che ci turba, accettiamo di conseguenza l'invito di Gesù. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo. Evangelo di Matteo, capitolo 11, verso 28.